Siamo a Vieste, nel Gargano, Puglia, per raccontarvi i mondiali Master di Orienteering. Torna dunque allo sport con cartina e bussola e torna stavolta con un evento particolare. Bentrovati dal sottoscritto Gianfranco Benincasa, da Pietro Ilarietti, ancora una volta qui al mio fianco quando si parla di orientamento. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi ci prepariamo a vivere un'esperienza speciale, uno degli eventi più importanti dell'estate, tant'è che c'è la presenza diretta anche di Sport e Salute con il presidente Vito Cozzoli, perché il campionato mondiale Master vede la presenza di 3.000 concorrenti da 40 nazioni per ben 7 giorni. Quindi tantissima gente in Gargano. E qui intanto la suggestiva cerimonia inaugurale con la classica sfilata cittadina delle 40 nazioni che prendono parte a questa 5 giorni dedicata dalla Puglia e dall'Italia ai mondiali Master di orientamento, come ricordava Pietro. Qui abbiamo proprio la cerimonia, il momento molto suggestivo, la banda, i gruppi folcloristici locali che hanno aperto la manifestazione, alla presenza per l'appunto di Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, del vicepresidente e assessore allo sport della regione Puglia, lo abbiamo appena visto, Raffaele Piemontese, del presidente Fiso Sergio Annesi e di Michele Barbone, presidente del comitato organizzatore. L'idea di ospitare i mondiali Master è partita nell'ormai lontano 2008 e grazie al lavoro di Gabriele Viale si è riusciti poi ad arrivare alla fine di questo lungo percorso, Pietro. Sì, un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento di istituzioni e associazioni del territorio e anche associazioni di categoria. Qua vediamo un particolare assolutamente gustoso, la luna rossa che abbiamo avuto la fortuna di vedere a Vieste. Luna rossa dunque sul mare della Puglia per questi mondiali Master di Orienteering. E allora noi abbiamo fatto anche le interviste ai protagonisti di questa avventura iridata. Sentiamo la voce dei protagonisti. Siamo onorati di essere parte di questa manifestazione che siamo convinti porterà lustro al nostro paese, al Made in Italy, ma soprattutto a questa regione. La foresta Umbra è un territorio unico anche per tutti questi turismi che noi pensiamo, ne siamo convinti, diventeranno gli ambasciatori della Puglia nel mondo. Con il presidente Emiliano abbiamo molto investito su questo evento mondiale, abbiamo messo risorse regionali perché siamo convinti che ospitare qui a Vieste, ma complessivamente sul Gargano, nei 14 comuni del Gargano, 3.000 atleti rappresentanti di 39 nazioni provenienti da tutto il mondo, avremo qui per 10 giorni 5.000 persone, ma avremo l'opportunità di proiettare la bellezza del Gargano in tutto il mondo. Ce li svela lei i segreti di questo bellissimo centro storico? Noi abbiamo un territorio molto molto eterogeneo, perché in pochissimi chilometri abbiamo la fortuna di avere una foresta umbra come questa, una costa molto variegata, perché si alterna una costa bassa da una costa alta e frestagliata, per cui avere la fortuna di avere così tanta diversità in pochi chilometri è un privilegio, ed un privilegio tutto del Gargano. Ci sarà da divertirsi? Assolutamente sì. Partono questi campionati mondiali, Gabriele Viale, tutto pronto, è lui che ci spiega la struttura organizzativa del mondiale. Lo schema dell'organizzazione è composto da un comitato organizzatore, quindi un nucleo di persone molto ristretto, 7 persone, poi un comitato d'onore con funzioni di indirizzo e controllo, una segreteria che è composta da più persone, poi abbiamo creato 9 gruppi di lavoro, 9 aree di lavoro, c'è un'area formazione volontari, dei progetti scuola. Quante persone compongono questo organigramma? Circa 250 persone a regime. Il grosso del lavoro è stato fatto, è un bravo event manager ad inizio evento, praticamente è in vacanza, quindi adesso lei si riposa. Nel momento in cui tutti gli ingranaggi, tutte le aree sono a regime, chi ha costruito l'orologio dovrebbe poter godersi l'evento. E allora questo era proprio Gabriele Viale, l'ultimo degli intervistati, che ha organizzato questi mondiali Master, no Pietro? Sì, e allora come dicevamo un'organizzazione complessa che è durata tanti anni, si è presentata una candidatura, la prima volta è stata respinta, poi c'è stata la pandemia, insomma, e alla fine però la tenacia ha premiato il territorio, ha premiato gli organizzatori, ha premiato il comitato presieduto da Michele Barbone, e qui ora siamo a Peschici, questo bellissimo borgo che si affaccia sul mare, invece con questo centro bellissimo, questi centri arroccati, no?
un classico centro che arroccato su una montagna, è quasi per difesa, no? Difesa dalle invasioni, eccetera. E una caratteristica inoltre è la presenza di queste pavimentazioni così chiare, sì, le famose chianche, una pietra che si trova proprio in Puglia. Peschici allora per le qualificazioni della prova sprint, la più veloce, quella che concede anche, come dire, meno tempo per riflettere e pensare. Peschici, un piccolo comune, poco più di 4.000 abitanti, fa parte anche del Parco Nazionale del Gargano e località balneare piuttosto nota. Certo, allora qua abbiamo una gara che vede una prima parte più veloce, una seconda tecnica, arrivo a questa bellissima piazza, sono le prove di qualificazione, quindi solo i migliori accederanno poi alla finale del giorno seguente a Vieste. Un dato particolare, sono state ben 4 ore di partenze ininterrotte, tanto per capire l'imponenza, no, di questa macchina organizzativa, di tutti questi partecipanti che hanno dovuto ordinatamente prendere il via nella loro prova. Abbiamo atleti che arrivano fino a 95 anni. Sì, incredibili, mondiali master, insomma, dunque si va dai 40, un poco meno dei 40, fino ai 95 anni, poi vedremo anche atlete e atleti di questa età che hanno brillato qui in Puglia. Intanto, dopo le qualificazioni che si sono svolte a Peschici, di atleti, uomini e donne, per l'appunto, come ricordavamo, dai 35 agli oltre 90 anni, si sono sfidati a Vieste nella finale sprint per l'assegnazione dei titoli di categoria su un percorso di 3 chilometri, percorso suggestivo e tecnicamente stimolante, un tracciato caratterizzato da una variazione costante di direzione per costringere l'atleta ad una continua lettura della mappa. Sì, è così, come in tutte le sprint. In questo caso Peschici ha svelato tanti scorci veramente suggestivi. Questa è una scalinata resa famosa anche da una canzone di Marc Gazzè, quindi diciamo che oltre a questa curiosità però sono proprio stati tanti sia i monumenti e poi la bellezza proprio del centro storico, caratterizzato da vicoli ricchi anche di attività, di piccoli negozi, quindi una bellissima scoperta Vieste. Un tracciato impegnativo fisicamente, in quanto caratterizzato da continui, l'abbiamo visto, sali scendi molto ripidi per mettere proprio alla prova i partecipanti sia dal punto di vista tecnico che della preparazione atletica. Sì, è così, poi tieni presente che insomma non tutti questi concorrenti sono in grandissima forma, quindi ovviamente i tracciati sono fatti su misura a seconda dell'età. Noi qua in questo caso teniamo magari in particolare considerazione anche i nostri italiani, abbiamo Emiliano Corona, abbiamo Alessio Tenani, quindi insomma un centinaio anche di corridori di casa nostra, per cui noi facciamo il tifo in modo particolare. Corona e Tenani che però sono ancora impegnati anche nelle prove elite, diciamo, no? Sono master, perché appena entrati nell'età dei master, poi ovviamente più su si sale e più in là si va con l'età, chiaramente poi si diventa davvero esclusivamente master, però la passione c'è, no? Tanti stranieri sono venuti qua anche in Puglia, proprio perché comunque è uno sport che si può praticare a lungo, è uno sport che mantiene anche sveglia la testa, e questo sì, non è secondario. A proposito di testa, abbiamo appena visto passare Chiara Sergenti, lei che è psicologa dello sport, quindi è abituata a lavorare con gli atleti, mentre qui vediamo poi quelli che sono stati i vincitori di oggi, in particolare da segnalare nella categoria M40, appunto il successo dell'azzurro Alessio Tenani, quindi complimenti a lui. Assolutamente sì, e poi Sole Nieminen, ultra novantenne finlandese, che è andata a prendersi una vittoria, la sentiamo anche nell'intervista. Viene dalla Finlandia, campionessa mondiale, 95 anni, Sole Nieminen. Congratulazioni, first of all. Onneksi olkoon. Grazie mille. Perché sei così appassionata? Se on mun elämäntapa.
è uno stile di vita. L'orienteering è uno stile di vita, mi piace. Sei qui anche per altri titoli? 20! Sì, sicuramente. Poi mi piace molto l'Italia e lo stile di vita italiano. Alessio Tenani, unico italiano sul podio. Che emozione è qui a Vieste? È un'emozione bella. È la mia prima gara master. Non so quante ne farò perché vorrei ancora fare un po' di elite. Mi piace molto la distanza sprint, anche se alcune delle gare più belle mie sono state fatte in bosco, cosa che mi piacerebbe molto tornare magari fra tanti anni, perché sono davvero di una grossa ispirazione vederli a 95 anni mettersi in gioco così bene. Archiviata la prova sprint, è ora arrivato il momento delle qualificazioni per la Middle nella foresta Umbra, un'area naturale protetta che si trova nella parte più interna del Parco Nazionale del Gargano. Deve il suo nome alla fitta vegetazione che la rende molto ombrosa per molti tratti, un terreno, Pietro, completamente diverso da quello che abbiamo appena visto. Un terreno, sì, completamente diverso. Si sale dal caldo che abbiamo trovato a Vieste, qua invece in questa foresta ombrosa. Sono 10.000 ettari a 800 metri sul livello del mare, una foresta che è patrimonio dell'UNESCO, una fantastica faggeta. Qui si trovano molte delle specie della flora e della fauna italiana, quindi un patrimonio unico. Oggi si parte, attenzione soprattutto a tronchi, agli alberi magari che sono caduti e soprattutto al dislivello, però gli organizzatori sono molto appunto organizzati e tanti anche i ristori per dare conforto a questi concorrenti che, come sapete e avete visto, non tutti sono giovanissimi. Da dire che oggi in gara anche un campione dell'orienteering contemporaneo, Daniel Ubman, svizzero, non ha partecipato nelle tappe precedenti perché era impegnato in alcune prove di qualificazione proprio in terra elvetica. È volato qua sia per preparare poi quelli che sono i campionati europei in Estonia e anche per amicizia con gli organizzatori. Ama molto l'Italia e viene spesso a gareggiare da noi. Ecco, come dicevamo, allora ci sono atleti ancora in attività come Daniel Hubmann, 39enne svizzero del Canton Thurgau. Il suo palmarès trova titoli mondiali in tutte le discipline, prova e classifiche finali di Coppa del Mondo per un totale di 58 medaglie. Orienteering si conferma lo sport verde in Foresta Umbra. Qua in Gargano si accede solo attraverso un servizio bus. Sì, era uno degli obiettivi, quello di seguire le linee internazionali che prevedono per i grandi eventi gli spostamenti in bus al fine di ridurre le emissioni di CO2, e grazie a Ferrovie del Gargano siamo riusciti a gestire il transfer di circa 3.000 atleti ogni giorno con 34 bus, ed era la sfida da vincere a livello organizzativo e ci siamo riusciti. Questa è stata una pianificazione che ha richiesto quasi 2 anni di lavoro con le staffette dei carabinieri per dare maggiore garanzia durante il transfer. È stato un gran lavoro di squadra. Qui ai campionati mondiali anche un efficiente servizio medico. Dottor Serafino, come sta andando? Sta andando abbastanza bene. Ovviamente ci siamo organizzati, specialmente qui in Forest, per essere completamente autonomi. Abbiamo a disposizione un'equipe di 5 medici e ovviamente dobbiamo confrontarci con gli incidenti tipici che possono avere questi atleti. E l'orientista comunque ha la tempra dura. Gli orientisti fortunatamente sono abituati, per cui non sottovalutano i rischi o i traumi, ma sono pronti subito a rimettersi in pista. Allora, abbiamo sentito l'intervista a Gabriele Viale, che ha organizzato anche tutti i pullman che muovevano i concorrenti, anche per essere più green, insomma, per trasportare tutti i concorrenti che vengono dalle 40 nazioni nelle località di gara. E poi anche abbiamo voluto sottolineare l'aspetto medico importante, ovviamente, tanto più che, come abbiamo ricordato, ci sono atleti di tutte le età, giustamente deve esserci anche un presidio medico organizzato per far fronte ad ogni evenienza. È così, fortunatamente però l'orientista si muove come, diciamo, quasi come fosse un gatto, non riesce a scavalcare qualunque ostacolo, ha un'abilità di movimento decisamente importante e sa fin dove si può spingere, quindi fortunatamente non sono stati molti gli infortuni, solo ovviamente qualche
medicazione superficiale, ma entriamo nella gara perché oggi vedremo qualche bel concorrente, come dicevamo, a partire da Daniel Ullmann, ma anche poi c'è Sofia Lundquist oppure Oleksandr Marchuk, che sono atleti ucraini, quindi vediamo poi chi la spunterà. E ci sono sempre anche alcune notte di colore molto molto carine, come la nostra Sole Niemin, che anche oggi compete con grinta, corre e non vuole perdere nemmeno un metro, e mi sembra che forse sta per arrivare. E allora siamo sempre alle qualifiche. Il tracciato della Middle è molto tecnico, ricco di depressioni, con un terreno a tratti anche ruvido. Era necessario, come ha sottolineato l'elvetico Ullmann, usare bene il cervello per venirne fuori, insomma, ma quello serve sempre nell'orientamento, no? Sì, alla fine sì, serve sempre. Eccola qui la nostra 95enne Sole, che ha, lei ha anche la lucidità di salutare, e qui lanciatissima viene superata da altri concorrenti, però onestamente direi tanto di cappello per quello che sa fare, per la grinta, la voglia di vivere, e speriamo di vederla ancora per tanti campionati mondiali master protagonista. Una middle che assegnerà dunque i titoli mondiali master, e staremo a vedere cosa riuscirà a fare anche lo svizzero Daniel Ullmann per questo suo primo mondiale master in terra pugliese, come abbiamo ricordato, atleta più medagliato in attività per quanto riguarda questo genere di sport, e gareggia ovviamente nella categoria M35. Sì, che è la categoria, diciamo così, di entrata nei tra i master. Esatto, quindi quella che da un punto di vista teorico dovrebbe riservare le performance più importanti. Ullmann, che non era completamente contento della sua prova, ha dichiarato di aver trovato qualche difficoltà, ma continuiamo a scoprire questa foresta umbra. Come vedi, nonostante quest'anno l'Italia sia attanagliata dal caldo, qua in foresta umbra si sta veramente bene. Foresta umbra che arriva per alcuni tratti anche proprio sul mare, no? Quindi dagli 800 metri scende giù fino sul litorale, un'area molto bella, ricordavi tu, patrimonio dell'UNESCO, e è stato anche festeggiato, no? Il quinto anno di questa classificazione molto importante. Sì, ovviamente c'è molta attività, ma tutta una serie di attività, anche il trekking, i percorsi con le biciclette, tutta un'attività sostenibile che si può appunto praticare in foresta umbra, e qui arriva la nostra Sole, che chiude anche oggi la sua prova mentre scarica i dati, e ecco arrivare l'atleta ucraino Marchuk al momento primo tempo, quindi sì, molto bravo. Non è semplice per lui gareggiare anche, e arriva no, subito anche Oleksandr Chopek, eccolo qua, anche lui altro sul ucraino podio. altro ucraino. E sì, sì, immediatamente l'altro grande protagonista atteso oggi, Daniel Ullmann, velocissimo. Eccolo qui, arriva, però alla fine si deve arrendere all'ucraino. Secondo posto, quindi stretto nella tenaglia dei due ucraini, che tra l'altro si sono preparati in condizioni difficili, come sì, facilmente immaginabile. Oleksandr, per esempio, correva con un team svedese, OK Soderstrom, anche perché chiaramente non era facile preparare l'attività agonistica. Non era facile, ce lo ha raccontato, infatti soprattutto nelle sue dichiarazioni lancia dei messaggi più che altro di pace, e parla poco della gara in buona sostanza, e immagino, e ha ringraziato gli italiani, ha sentito molto vicino la popolazione italiana, tutti gli ucraini hanno sentito molto vicino l'Italia, sono arrivate tante donazioni e tanto supporto, un supporto definito concreto, mentre questo qui è Chopek che viene premiato, questa sua moglie e il suo bimbo Leonardo. E qui le bandiere ucraine che sventolano giustamente, orgogliosamente sul podio al termine delle premiazioni a Vieste, ma siamo in grado di farvi sentire la voce dei protagonisti. Parlaci della tua emozione.
In Ukraine, it's sì. a horrible situation. In Ucraina abbiamo una situazione veramente orribile. A lot of people around of Ukraine, e molta gente attorno a noi ci sta aiutando. E noi stiamo cercando di riprenderci quello che è il nostro territorio dall'attacco russo e ringrazio tutti quelli che ci stanno aiutando. Allora, Daniel Ubba, congratulations, second place. Un secondo posto per te, Daniel, qui in Foresta Umbra. Sì, non sono molto soddisfatto però di questo risultato. Ho fatto dei grossi errori e a un certo punto mi sono anche perso. Ciobba con Alexander, una vecchia conoscenza dell'orienteering italiano, ucraino, con il tuo connazionale sul podio. Parli un italiano splendido. Qual è l'emozione? Sì, buonasera a tutti, grazie. Sono un'emozione impressionante. Primo campionato Master e primo podio, sono molto contento, stracontento e anche di più avere anche il mio compaesano sul podio. Siamo con la campionessa del mondo della categoria 45, lei viene dalla Finlandia. In Southern Italy for the first time in my life. Cioè, la mia prima volta in Italia, mi piace veramente molto qua. Io poi sono un insegnante di geografia, mi piace guardare attorno, c'è un bellissimo stile di vita molto diverso rispetto a noi in Italia. For example, to the lifestyle in Finland, and I have a very good experience. E qui siamo dunque arrivati all'ultima giornata di questi mondiali Master di orienteering, in una giornata di grande caldo, tra l'altro mitigato comunque dalla fitta vegetazione. Gli atleti si sono sfidati in un terreno decisamente tecnico per la prova long, la più impegnativa in assoluto, degna prova per il gran finale di questo appuntamento iridato Master, Pietro. Sì, ci siamo finalmente, la prova regina, vedremo se poi Daniel Lubman riuscirà a prendersi la sua rivincita. Tra le donne c'è sempre Sofia Lundqvist che è favoritissima, e in gara ci sono anche alcuni italiani, c'è Oleg Anuchkin che ha un cognome ovviamente ucraino, ma in realtà da tanti anni in Italia. Abbiamo Emiliano Corona e abbiamo Matteo Morara, quindi ci sono anche diversi italiani che si proveranno a mettersi in evidenza. E arriviamo anche dopo una settimana, sono tutti un pochino stanchi, si è corso, ci si è trasferiti dall'alto al basso, giornate di riposo dove si è andati al mare, insomma è stata una settimana veramente intensa, quella messa in piedi da Gabriele Viale, dai volontari, il gruppo organizzatore, questo evento organizzato sotto l'egida della FISO, della Federazione Internazionale di Orienteering, insomma una settimana intensa, e ci godiamo questo spettacolo. E qui siamo nella foresta proprio dietro Daniel Lubman. Daniel Lubman dunque è grande favorito per questa prova long, per questo gran finale nella foresta Umbra, ma andiamo ancora a sentire la voce dei protagonisti, le interviste relative al supporto logistico e ancora a Gabriele Viale. Mara Ciuffreda, dirigente di Arif, qual è il vostro ruolo all'interno di questo mondiale? Allora, il nostro ruolo è di supporto alle attività che sono qui state introdotte nella foresta Umbra, quindi con i nostri mezzi, il nostro personale e per quanto riguarda anche inizialmente di tutta la parte logistica per fare in modo che questa manifestazione veniva svolta nel miglior modo possibile. Ogni giorno, qualunque sia la tappa, 10.000 litri di acqua a disposizione dei nostri concorrenti. Sì, grazie ad Acquedotto Pugliese che ci ha messo a disposizione due cisterne da 5.000 litri d'acqua l'una. Insieme comunque abbiamo gestito i ristori insieme ad Acqua Orsini che ci ha fornito quasi 18.000 bottigliette d'acqua, quindi grazie ad Acqua Orsini e grazie ad Acquedotto Pugliese. Acqua particolarmente importante in queste giornate di grande caldo, come hai ricordato anche tu, Pietro. Sì, importantissima, anche perché poi quando soprattutto una lunga distanza rischi di essere disidratato, l'acqua è sempre il miglior modo per idratarsi. Mentre qua siamo all'interno di questo bosco, lo possiamo vedere, scoprire meglio. Qui ancora Daniel Lubman impegnato in questa sua azione, sempre molto sicura in questo momento, legge poco anche la mappa, si vede che ha mentalizzato bene, sta andando in direzione.
E allora, dopo il break con le interviste, proseguiamo con la nostra prova longa. Abbiamo visto e vediamo ancora Daniel Hoopman, dunque siamo sulla parte finale di questa gara. Il tracciato della long distance è fino a 10 km, predisposto su un terreno carsico con doline e depressioni. Tra queste faggete riconosciute, come abbiamo già avuto modo di ricordare 5 anni fa, come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E qui vedremo se ci sarà il riscatto dello Svizzera, dell'elvetico Daniel Hoopman, ora che si cimenta anche con i Master M35. Eccolo, arriva sul traguardo per ora, un ottimo tempo, miglior tempo per ora. Arriva anche Emiliano Corona fuori dalla top 10. Nel frattempo ricordiamo questo evento che è stato realizzato anche grazie a Sport Turismo, Regione Puglia, Puglia Promozione, Asset Regione Puglia e insomma tanti partner, i 14 comuni che hanno lavorato, quindi è stata una bellissima dimostrazione di unione per arrivare a questo grande risultato. E qua la classifica con Daniel Hoopman che si laurea campione del mondo Long Master al femminile, la favorita Sofia Lundqvist. Una Sofia Lundqvist che dunque fa doppietta e conquista l'oro in entrambe le finali nella foresta umbra. Nella 50 si imposta Vroni Koenigsalmi con 13 mondiali nel proprio palmarès con la nazionale svizzera, prima campionessa del mondo e poi europea sprint. Ma il fenomeno assoluto è sempre che lei, la 95enne finlandese Sole Nieminen, la cui tripletta con vittoria di sprint middle e long resterà in questa storia dei mondiali master. Le interviste. Daniel Hoopman, vincitore della medaglia d'oro. Daniel, you were the favorite and you won. Sì, finalmente ho vinto. Nella mia distanza non era andata molto bene e oggi invece ho performato molto bene, sono felice di aver ottenuto questo titolo. Sergio Anesi si chiude questo campionato mondiale sul Gargano, tantissima partecipazione e un messaggio importante. Ma direi una grande partecipazione, ma vorrei sostenere anche un mondiale di qualità in cui l'Italia ha saputo esprimere al meglio sia in termini organizzativi che nel paesaggio, nella cura delle diverse gare che si sono svolte qui in Foresta Umbra, a Vieste e a Peschici. Le soddisfazioni maggiori che ho avuto parlando con gli atleti prima di tutto e con la IOF. La IOF è estremamente contenta del lavoro che abbiamo fatto e credo la prospettiva per la Puglia sia davvero interessante. Una prospettiva che dovrebbe vedere gare nazionali e internazionali ancora, la costituzione del centro federale. L'Italia e la Puglia che quindi ne escono alla grande. Sì, direi che io devo esprimere un grande ringraziamento alla Puglia, alla Regione, ai comuni del Gargano, a Sport e Salute che è davvero stata vicina a noi e a tutti quelli che in misura diversa sono intervenuti, dagli sponsor ai volontari. È stato un evento in grande amicizia che ha dato dei risultati, credo, tangibili per tutti. Allora si chiude questo mondiale, Gabriele Viale? Sì, un mondiale straordinario e devo ringraziare tutto lo staff che ha fatto un lavoro egregio, dalla segreteria a tutte le varie aree, ma una menzione particolare la devo a Tommaso Scaletti che ha fatto un lavoro egregio e lo ringrazio pubblicamente. Tommaso, allora qui però stiamo già guardando oltre 2023. Sì, ora si è chiuso il mondiale master, un mondiale davvero di successo. Ci abbiamo lavorato per moltissimi mesi e vedere tutti gli atleti al finish sorridenti è stato davvero bello. Ora parte una nuova sfida con il mondiale in Veneto e in Trentino ad ottobre nel prossimo anno. Aspettiamo tutti in Veneto e in Trentino per l'europeo. E allora siamo giunti al termine, siamo in chiusura di questo evento in Puglia dedicato ai Master dell'Orienteering e proprio in questa occasione ci sarà anche il passaggio di consegna, ovvero il passaggio della bandiera a Košice, città della Slovacchia ai confini con l'Ungheria, che nel 2023 organizzerà il suo mondiale Master. Sì, cerimonia di chiusura, si ammaina la bandiera, c'è appunto il passaggio di consegne, tanta emozione,
direi anche fuochi d'artificio in pieno giorno, tanta fatica ma grande, grandissima soddisfazione, bilancio assolutamente pieno per l'Italia. Eccolo qui il passaggio di consegne. Allora, per quanto riguarda i mondiali in master di orienteering, si andrà nel 2023 in Slovacchia ai confini con l'Ungheria. Un soddisfatto Gabriele Viale che osserva la situazione, il cielo e gli sbandieratori pugliesi per quanto riguarda questo evento. Grazie Pietro per essere stato ancora una volta qui al mio fianco. Grazie, prossimi appuntamenti Valle di Primiero e Tirano Valtellina. Grazie a Luca Cardin per la collaborazione tecnica, grazie a voi gentili telespettatori, rimanete con i programmi di Rai Sport.